No, perché se vuoi dire se no. Potremmo farti più magari che inizia Laura, poi in cena magari lo integra. Sì, naturalmente poi il dibattito aperto, nel senso che non è che rifiuta, un po' come compito fatto, no? Anzi, la cosa interessante, no, tu ovviamente inviterai quelli che sono stati gli spunti più interessanti che sono venuti fuori dal vostro gruppo, magari qualche presente agli altri aspetti. Allora partiamo con il gruppo del finale e diamo la parola al Presidente Claudio Castelli, che aveva doppia veste, quindi mi sembra che doppia. Prego, Claudio. Allora, sentite, io mi sono segnato 9 punti, che erano, poi scuserete se sono abbastanza sintetico. Primo punto che credo che dobbiamo porci è quello del conquistare i magistrati e il personale ad una prospettiva diversa, quindi anche ad una cultura in parte diversa. Questo penso sia la cosa di base che va fatta, anche perché senza condivisione è difficile fare qualsiasi cosa. Seconda cosa che dipende da questo è la formazione. La formazione, noi abbiamo 3 livelli di formazione. Abbiamo una formazione del personale, da quello che ci è stato detto oggi dal parte del dottor Leopizzi, dato che la formazione avverrà in primo luogo da parte del Ministero, essendo personale dipendente, personale giudiziario dipendente, avverrà appena dopo l'assunzione, lui ci diceva per 3 settimane, 1 mese oggi, in modo tale che a questo punto, a livello di formazione generale, che vuol dire sia di normativa che a livello di applicativi, possono essere in grado di operare. Dopodiché è chiaro che noi avremo un problema ulteriore di formazione specifica che dovrà essere data da parte inevitabilmente, dei magistrati rispetto all'attività concreta che dovranno svolgere, rispetto alle assegnazioni concrete che dovranno svolgere. Cioè la sezione che si occupa di fallimenti. È chiaro che a questo punto dovrà insegnare a queste persone quali sono gli estremi con cui dovranno svolgere il loro lavoro. Terzo livello di formazione che secondo me dobbiamo porci è quello di una formazione comune sul lavoro in gruppo, cioè che la formazione che probabilmente potremmo far partire subito, che è una formazione comune che riguarda quantomeno magistrati e livelli più elevati della personale amministrativo. Che viene a essere una cosa che possiamo fare subito da qui fino a quando non arriverà questo personale. Personale che da quello che ci è stato detto dovrebbe arrivare tra la fine gennaio 2022, che è il termine che si è proposto il Ministero della Giustizia, e il fine febbraio del 2022, che è il termine, diciamo, forse più probabile in cui arriveranno. Però questo vuol dire che le persone arrivano alla fine febbraio 2022, vuol dire che potrebbero essere operative realisticamente dall'aprile 2022. Quindi questo è il quadro. Terza questione riguarda molto il penale, ma non credo sia molto diversa per il civile. Il primo elemento che noi abbiamo è l'analisi del magazzino e dei processi da fissare. E questo è il primo elemento che occorrerà affrontare. Tratto con suggerimento che mi ha dato anche di verificare eventuali condizioni di non procedibilità, ma anche di verificare la congruità, nel senso che forse in modo un pochettino, diciamo, tranchant, il collega Balsamo diceva: guardate, un processo su 3 è un processo che non ha nessun futuro. Per cui, se noi riuscissimo a vederlo prima di eliminarlo dal mercato, tra virgolette, a questo punto apriremmo una serie di spazi che ci consentono non solo di ridurre i tempi, ma anche di evitare tempi molto lunghi. Quarto punto, si pone una questione, diciamo, fondamentale di arrivare a protocolli distrettuali rispetto questo anche per legare a noi le procure della Repubblica.
E cioè, se noi arriviamo a dei protocolli distrettuali, rispetto che riguardano non solo i criteri di utilità, ma riguardano anche la trattazione proprio dei procedimenti, che siano vincolati anche e che diano luogo al monitoraggio costante sia del procedimento, cioè quello che arriva, ma anche sull'esito del procedimento, cioè la soluzione di condanne e impugnazioni, a questo punto diamo una indicazione anche culturale fortissima su come agire. Oggi uno dei problemi che tutti noi abbiamo, ma hanno tutti i magistrati, è che non sanno e non hanno consapevolezza di come finiscono tutti i loro processi, ma nemmeno i processi dell'ufficio. È chiaro che quando tu crei, noti che c'è un tasso di assunzioni incongruo, e questo è quello che viene quasi dappertutto, è chiaro che devi metterti attorno a un tavolo e ragionare. Teniamo conto che con il monitoraggio, e questo veniva poi il suggerimento di fare un monitoraggio distrettuale, se noi avessimo un monitoraggio distrettuale costante, noi potremmo vedere per tipologia di affari, per tipologia di reati, ma questo per me riguarda anche il civile, bene, quali sono gli affari che vengono, per cui sono più assoluzioni o che vengono chiusi o che è possibile conciliare. Guardate che su questo noi abbiamo un giacimento di dati che non utilizziamo, enorme, che non abbiamo mai utilizzato perché non abbiamo mai avuto nessuno che lo faceva. Adesso abbiamo qualcuno che può farlo, possiamo individuare nel penale tipo, se io noto che c'è un tasso di assoluzioni abnorme per un certo reato, a questo punto posso verificare di andare ad approfondire, fare un focus e fare in modo che rispetto a questa tipologia di affari venga cambiati gli orientamenti da parte della procura, da parte del tribunale. Questo con un'ottica sinergica, secondo me sono prospettive che noi non siamo nemmeno abituati a pensare, ma proprio per il fatto che sono prospettive che, cioè con un orizzonte del tutto nuovo, che è quello dell'avere personale che non abbiamo detto. Tanto su questo la cosa è stata sottolineata, cioè, giustamente occorre avere un rapporto fortissimo con le procure. Il fatto che le procure non siano coinvolte da questo, fortunatamente, devo dire, perché questo non si può dire in qualche PM c'è, ma siccome il motivo per cui l'hanno fatto è che se noi facciamo lavorare di più le procure ci inondano di affari, per cui è stato eccellente la scelta di non averli rafforzati, bene, però il problema non possiamo vederlo solo dal nostro punto di vista, dobbiamo vederlo da un punto di vista sinergico di procure e tribunali, procure generali, corte d'appello, coinvolgendo possibilmente l'avvocatura. Quindi la questione, da quello che ci è stato detto, è possibile che le persone vengano addette alla verbalizzazione, sui nuovi funzionari. Ci sono alcune questioni che può essere fatto in mancanza di personale dell'area seconda. Bene. Però teniamo conto che siccome al giorno d'oggi noi non facciamo udienze il pomeriggio, non facciamo una serie di udienze per il fatto che il personale che verbalizza non c'è, questo vuol dire che dà una prospettiva del tutto diversa rispetto al numero di udienze e a durata delle udienze. Questo vuol dire che alle ore 14:15 non è che la penna si ferma, ma la penna magari con un altro autore può andare avanti. Non solo, ma questo vuol dire che il funzionario dell'ufficio del processo può rimanere in udienza e può continuare l'attività. Altro problema è stato posto, qui capito di alcuni non c'è soluzione, ma capito di altri non c'è problema, ma capito di altri c'è, è se può partecipare alla Camera di Consiglio. Io dato che vi dico onestamente non ho altro specifico, però giustamente i vostri colleghi hanno fatto sollevato il problema che un elemento così delicato è opportuno che venga affrontato e risolto con tramite legge, perché con la legge risolviamo radicalmente il problema. Io credo che sia inevitabile che se vogliamo che uno ci dia una mano a scrivere i vostri provvedimenti, partecipi alla Camera di Consiglio, perché se non sa qual è il percorso decisionale, cosa vuole che scriva, non solo, ma dovrebbe essere mortificante dal punto della sua professionalità. Però, giustamente, dato che nella legge non c'è niente, bene, sì, a questo punto sarebbe opportuno che ci fosse un chiarimento normativo da questo punto di vista. Come, qui mi allargo, sarebbe opportuno un intervento normativo, come già stato detto, rispetto alla questione dello spostare la questione del programma di gestione. Anche perché crea un adempimento burocratico, perché quello può essere, ma un adempimento burocratico dovrebbe essere inutile, perché se noi facciamo un progetto a gennaio sulla base di elementi che non abbiamo,
è un progetto che varrà fino ad aprile, dopo di aprile, su questo io però credo che se ti vuole spostare con un minimo di ragionevolezza deve essere spostato a giugno, non a un mese dopo, perché bisogna spostarlo quando hai un minimo di consapevolezza su quanti ti arrivano, chi ti arriva e come li distribuisci. Non dico di vedere come funzionano all'inizio, ma almeno questo, perché la cosa ragionevole sarebbe di farlo quantomeno fino a giugno. Ecco, altra cosa che è stata osservata è il punto fondamentale cui dare estrema attenzione, che riguarda il dirigente amministrativo, ma riguarda anche inevitabilmente il lato giudiziario, è la selezione e assegnazione. Dovremo perdere tempo per la selezione e l'assegnazione, perché da noi arrivano persone, sempre il dottor Leopizzi ci ha detto un elemento molto incoraggiante, cioè che uno su tre ha meno di 30 anni e 8 su 10 hanno meno di 40 anni, e tutti gli stretti tranne tre dovrebbero essere tranquillamente coperti. Sono tre distretti che hanno qualche problema, però hanno comunque un rapporto di domande in triplo rispetto a quelli che dovrebbero essere presi, quindi non è che mancano le domande. Non solo il nome è estremamente ampio, però vuol dire che le persone che arriveranno sono in larga parte giovani. Però a questo punto il problema è che dovremo selezionarle per vedere dove mandarle. Questo vuol dire un'attività che inizialmente vuol dire sapere da loro le capacità, le attitudini anche desiderata, e d'altro lato arrivare anche a fare dei colloqui per verificare con chi si ha a che fare. Noi sappiamo benissimo che spesso solo col colloquio capisci se una persona certe volte è capace di intendere di volere, ma altre volte quali sono i suoi interessi, quali sono le sue volontà, dove può essere meglio allocata. Teniamo conto, ma questo credo che sia, abbiamo affrontato, che tutto il sistema è di grande flessibilità. Nel senso che se anche lo allocchi da una parte, ti rendi conto dopo un mese che non è il posto adatto, lo mangi da una parte. Ma questo credo che sia inevitabile. Questo è uno dei motivi per cui si è insistito che le variazioni tabellari devono essere sulla struttura generale, non sia sulle singole allocazioni, perché se no continuiamo a fare burocrazia, cioè continuiamo a fare modifiche perché sposti il fisso tabellare da un concetto all'altro. Cosa che è stata ricordata giustamente è che le assegnazioni possono essere in coassegnazione, tra virgolette, tu vai a assegnare una persona per un servizio generale e per un servizio in una stazione, basta soltanto metterlo in termini chiari. L'ultima questione, ecco, tra l'altro, altra cosa che veniva sottolineata a livello di variazione normativa che veniva suggerita è di consentire al funzionario di tendere le liquidazioni, cioè di firmare le liquidazioni. Questo perché quello è un settore particolarmente delicato, tra l'altro è un settore che in cui non molti uffici c'è un grande arretrato. Tanto devo dire onestamente che è un problema di responsabilità anche nostra, perché noi sappiamo le difficoltà che hanno avuto sia l'avvocatura che i professionisti con il periodo lockdown. Il fatto del non fare le liquidazioni comporta un problema per tutti questi professionisti, cosa che è un problema anche nostro. Cioè, io devo dire che almeno da noi è andata una delle priorità a parte. E poi per il fatto che nel momento in cui noi veniamo normalmente pagati, per rendere conto che ci sono categorie che non sono state normalmente pagate e che hanno delle legittime necessità. Io ho visto che ci sono stati avvocati che hanno tirato fuori cause del 2015-2015 chiedendo la liquidazione, perché evidentemente erano dei problemi economici, quando c'è stato un lockdown o un blocco della fine. Per cui, se fosse possibile, fare in modo però che il funzionario del progetto, come succede in qualsiasi Europa, firma lui le liquidazioni, sarebbe un sgravio notevole insomma, minimo significativo per noi. Cosa che può riguardare sia il civile che il penale, tra l'altro. Quella non modifica la normativa, quella è pacifica. L'ultima cosa che veniva sottolineato, e questo l'ispettorato ce lo faceva rilevare, secondo me è un'osservazione preziosa, è che una serie di attività, proprio rispetto alle liquidazioni, all'esecuzione e ai corpi di reato, può essere fatta e demandata all'ufficio processo. Tra l'altro, teniamo conto di una cosa, che il tipo di attività che viene messa nel decreto legge deve essere un'attività non esclusiva ma prevalente, questo sulla base dei contratti collettivi nazionali.
Questo vuol dire che una serie di attività che magari ti vuole lasciare per pezzo dicendo ma questo spetta, bene, se l'attività prevalente rimane quella di assistenza alla giurisdizione, quando parliamo di assistenza alla giurisdizione vuol dire anche che il monitoraggio è assistenza alla giurisdizione, che le banche dati sono assistenza alla giurisdizione, perché assistenza alla giurisdizione non vuol dire solo stare a fianco del giudice, ma vuol dire anche svolgere queste attività che sono centrali per la nostra attività. Bene? Per cui il problema è che siano prevalenti. Questo vuol dire che anche una serie di attività relative a come che possono entrarci molto amministrative possono essere tranquillamente svolte. Dato quello che mi ha sollevato in particolare sulle esecuzioni di citazioni di corpi di reato, che sono settori che noi spesso un po' pretermettiamo, che però sono settori fondamentali perché l'esecuzione e l'esperienza di esecuzione sono carta tratta, detto francamente, sono una cosa fondamentale. Per cui questo è un altro settore in cui possiamo pensare di impegnare queste persone. All'inizio devo fare anche in coassegnazione, cioè ci occupano una parte di una sezione, una parte di un'attività di questo tipo, però è uno dei settori su cui si può fare. Basta, credo di 9 punti mi sembra di essere tutto. Grazie. Qui c'è l'altro collega del penale, se vuole cosa. Sì, vai. Sicuramente noto, chi non mi conosce, sono Paola Castiglio e lavoro al Tribunale di Napoli, attualmente applicata alla Corte d'Appello di Napoli, mi occupo di penale. Noto piacevolmente che pur avendo lavorato separatamente due gruppi di lavoro, questo poi garantisce la mia sintesi, su molti punti siamo arrivati alle stesse conclusioni. Voglio evidenziare che si sono contrapposti sostanzialmente due orientamenti. Un primo orientamento che opterebbe per un'utilizzazione dell'addetto più come assistenza all'attività del singolo giudice, quindi nell'attività di intestazione della sentenza e così via, e un altro gruppo che mi sembra poter definire predominante, che invece ha sottolineato l'importanza dell'utilizzazione dell'addetto per il processo nella fase di organizzazione del ruolo, di scrematura del ruolo, di individuazione del carico, di selezione dell'ammissibilità. In questo modo garantirebbe una significativa riduzione dei numeri in tempi molto più brevi. È emersa la necessità di fare una distinzione tra le realtà giudiziarie di piccole e di grandi dimensioni, quindi considerare la opportunità di un adattamento del modello organizzativo in base alle dimensioni dell'ufficio giudiziario che ha delle problematiche anche in termini di tipologia del carico di lavoro assolutamente differenti. È emersa altresì l'assoluta utilità delle conferenze distrettuali che dovrebbero vedere partecipare la procura, gli uffici di primo grado e le corti d'appello. In questo modo si auspica innanzitutto di controllare il flusso in entrata da parte delle procure, cioè si è parlato di attraverso un'analisi condotta con la collaborazione del funzionario statistico, peraltro ce n'era uno presente nel nostro gruppo di lavoro, di individuare la capacità di smaltimento del processo e sulla base dell'individuazione della capacità di smaltimento giungere ad una sorta di rappresentazione, di accordo con gli uffici della procura e stabilizzare l'accordo raggiunto. In questo modo si riuscirebbe ad ottenere l'effetto di controllare le pendenze. Questo accordo dovrebbe riguardare non solo gli uffici di primo grado, quindi il tribunale e la procura, ma coinvolgere anche le corti d'appello. Perciò si è parlato e si è sollecitato l'istituzionalizzazione di una conferenza distrettuale.
Ancora, l'importanza di una costante collaborazione da parte del funzionario statistico che indichi in step semestrali, non oltre, quelli che sono, come sta andando, cioè la proiezione del disposition time, per far capire se il modulo organizzativo, quindi l'impiego, è virtuoso o bisogna adottare dei correttivi. Quindi una necessaria costante presenza e collaborazione del funzionario statistico. Ho pensato altresì all'opportunità di potenziare i servizi di cancelleria, perché se l'ufficio per il processo realizza l'obiettivo per il quale è stato istituito, e quindi di aumentare la capacità di smaltimento da parte dell'ufficio, è evidente che all'aumento della capacità di smaltimento corrisponde un aumento di carico per la cancelleria. Di qui ragionare e capire l'importanza del progetto organizzativo che va concordato tra la dirigenza dell'ufficio e la dirigenza amministrativa, e contemporaneamente potenziare o comunque formare gli addetti. È vero che prevalentemente devono essere adibiti all'ausilio del giudice, ma anche ad attività di cancelleria che inevitabilmente verrà ingolfata se aumenta effettivamente la produttività, e quindi creano un buco successivamente. Sono poi emesso, insomma, sono tutti dei dubbi. Il primo era sul potere certificativo. Se ha potere certificativo l'addetto all'ufficio per il processo. Il secondo, la possibilità di affiancamento al posto, non al magistrato togato. Nella realtà del penale, la maggior parte della pendenza nel settore dipartimentale è costituito dall'ufficio monocratico, che per lo più, almeno in tribunali di grandi dimensioni, è assegnato al giudice onorario. Allora sarebbe opportuno fare chiarezza, anche, non lo so, con un chiarimento nelle linee guida sulla possibilità che l'addetto al processo affianchi il giudice nuovo. E potere certificativo, certo. E questo era l'altro tema rispetto al quale noi non abbiamo dato risposte in termini di certezze, quindi anche su questo sarebbe opportuno un intervento esplicito e chiarificatore. Devi aggiungere qualcosa? Perfetto. Allora possiamo passare al civile, direi. Stavamo di brevemente intanto illustrare a tutti questa bozza di modello di ufficio per il processo, che è nato da una collaborazione con le sezioni immigrazione e protezione internazionale. È stato un progetto pilota che abbiamo, che la scuola ha fatto con i presidenti delle sezioni, che ci sembrava così utile condividerlo con voi. Nel nostro gruppo di lavoro c'era il collega di Trieste che ha condiviso alcune linee, devo dire che alcune linee di intervento poi sono state ritenute utili da tutti come condivisione di struttura. Ma mi sembra interessante per tutti che Luciana venga, tanto è la presidente della sezione di Roma, e verrà. Adesso mi sentite? Allora, grazie, buongiorno, cercherò di essere sintetica e volevo anche spiegare come è nato, perché abbiamo presentato questo progetto pilota. Perché da quello che è emerso dal tavolo del civile al quale ho partecipato, comunque è chiaro che l'ufficio per il processo impone al giudice un nuovo modo di lavorare. Si lavora ormai in staff, si lavora in team. E da questo punto di vista il giudice della protezione internazionale già da tempo è abituato a lavorare in staff, in team. Noi abbiamo, come voi sapete, o come molti di voi sapranno, perché sono presenti in tribunali distrettuali,
Le sezioni di immigrazione sono state costituite nel 2017, sono state una sorta di cattedrale nel deserto, sono state previste e ci siamo trovati con un mare di sopravvenienze anche in relazione al mutamento del clima. E quindi noi abbiamo da tempo lavoriamo con i ROS e AFO, un progetto sperimentale che ha avuto una qualche diffidenza iniziale, che invece per noi è determinante nella ricerca delle colpe, delle situazioni di sicurezza dei paesi di origine. A Roma lavoriamo, unica stazione in Italia, con UNHCR, l'agenzia dell'ONU di asilo, lavoriamo con l'ente antidenta. Allora, il primo problema, e quindi ecco perché ci siamo posti e abbiamo lavorato in gruppo, sostanzialmente tutte le sezioni specializzate hanno accolto la proposta di progetto che alcuni di noi hanno presentato. È ovvio però che le sezioni specializzate si trovano in situazioni diverse. Per esempio, questi sono i dati del CSM a seguito di una risoluzione di ottobre 2021, Trieste, Bologna, Milano, Napoli raccolgono, e Roma ovviamente raccolgono il 57% delle sopravvenienze dell'intero territorio nazionale. Quindi è chiaro che non stiamo tutti nelle stesse condizioni. Il primo problema che ci siamo posti, perché questo va detto, è che ovviamente un progetto che noi stiamo proponendo è un progetto flessibile che deve essere adattato in relazione alle esigenze delle singole sezioni. E il primo problema che ci siamo posti è il numero delle risorse che devono essere assegnate al BID. Noi riteniamo che non ci debbano essere risorse a pioggia e su questo penso che il tavolo, questo poi lo diranno anche i colleghi che interverranno successivamente per quanto riguarda il settore del cibo. Le risorse non riteniamo che sia il modello preferenziale quello di un addetto UPI uguale un addetto UPI come l'assistente del cibo. Noi pensiamo a un progetto di sezione che preveda anche eventualmente nelle sezioni di maggior aggravio, sempre i tribunali metropolitani, Milano, Roma e Napoli, una struttura centrale di supporto alla sezione, oltre che a un numero di all'assistente del ZIG che abbia anche compiti amministrativo. Mi sembrava importante sottolineare quello che ha detto Barbara Fabbrini del posto dell'incontro di stamane, e cioè che all'addetto UPI debbano sempre essere riservate una quota sussidiaria di incombenti di tipo amministrativo, perché comunque sono funzionari di area terrestre. La quantità di risorse che devono essere assegnate alle sezioni di migrazione. Noi proponiamo una quantità di risorse tendenzialmente pari al rapporto percentuale che ci sono tra le pendenze di quelle sezioni in relazione al tribunale distrettuale. Il Ministero ha mandato dei dossier, per esempio il dossier Roma, eccetera, e questi dossier sono indicati dei dati e sono individuati le macro aree, diciamo, rispetto alle quali sono diciamo, la base statistica di partenza. Questo penso che siamo tutti, ormai abbiamo avuto una consapevolezza su questo, cioè sono i dati se peggio di pendenze del 2019. È chiaro però che le sezioni di protezione internazionale non hanno arretrato, infatti troverete che non c'è la dicitura arretrato semplicemente perché noi non esistevamo, perché siamo stati costituiti nel 2017 e quindi nel 2019 non abbiamo potuto maturare l'arretrato al 2019. È chiaro che però lo maturiamo appena facciamo l'anno nel 2020. Allora, con riguardo agli obiettivi del progetto, quindi abbiamo detto il rapporto percentuale. L'obiettivo è quello di creare una struttura sezionale, oltre che agli addetti, o individuare una serie di addetti, definitivamente un addetto per ciascun giudice. Questo progetto nasce, cercherò di andare veloce, questo progetto nasce da un'esperienza organizzativa già fatta in alcuni tribunali, per esempio a Roma. A Roma noi abbiamo monitorato, perché questo è passo, diciamo che è da quello che ha detto il collega il presidente Castelli. Cioè noi abbiamo prima di tutto monitorato lo stock di magazzino. Nel 2018 noi non abbiamo in generale procedimenti di protezione del 2018, perché appena li guardiamo oppure addirittura li prendiamo prima dai ruoli per cercare di trattare. Abbiamo monitorato il 2018. L'importante è monitorare lo stock di magazzino. Una volta che viene monitorato lo stock di magazzino da questa struttura centrale,
Questo monitoraggio avviene su dati che non sono solo quantitativi, ma anche qualitativi. A noi interessano certe informazioni. E uomo e donna proviene dall'Africa centrale, Africa del Sud, qual è il claim, quali sono, è partito in età minore, è una persona vulnerabile, ha delle peculiarità processuali, per esempio è portatore di disabilità. Quindi si monitora il singolo procedimento in relazione all'anno di età. Dopodiché c'è l'attività cosiddetta di triaging, cioè di canalizzazione del procedimento. Abbiamo individuato, ma ovviamente il progetto è flessibile, abbiamo individuato una serie di tipologie di procedimenti per i quali la traduzione potrebbe essere più accelerata. Prima di tutto potrebbe essere più accelerata perché i casi sono giustamente fondati. Per esempio tutti i richiedenti provenienti dal Mali, giurisprudenza costante per fortuna anche della Cassazione, dobbiamo dare la protezione sussidiaria alle FRC. Allora è inutile che io tengo il procedimento di protezione di richiedente del Mali, che magari mi fa anche un claim individuale, ma che comunque al quale darò la protezione sussidiaria alle FRC, e lo tengo 3 anni a pendere nel mio. E quindi questa struttura centrale fa un'attività di canalizzazione dei procedimenti, li individua e individua, fa una scheda, soprattutto propone delle bozze motivazionali. Allora, sulle bozze motivazionali io vorrei un attimo chiarire. Si parla di protezione internazionale, di giudice seriale. No, scusate, non è possibile. È chiaro che il procedimento di protezione internazionale è incentrato sulla storia individuale del richiedente, però deve anche essere detto che ci sono alcune parti del provvedimento giurisdizionale che possono trovare ingresso in altri provvedimenti e quindi possono essere maggiormente seriali. Per esempio le informazioni sui paesi di origine, perché dove peraltro c'è un dovere di cooperazione istruttoria molto forte da parte del giudice al di fuori della necessità di allegazione da parte del giudice. Una volta svolta l'attività di canalizzazione e quindi individuati anche quelle trattazioni prioritarie, il procedimento con la sua scheda, questo checklist o addirittura con dei punti motivazionali che possono, taluni, tantissimi casi, non dico esaurire il provvedimento, però occuparne la gran parte, viene poi trasferito al giudice assegnatario del procedimento. L'altro punto di forza di questo progetto è che c'è una base condivisa di criteri di trattazione e ovviamente criteri decisionali, e c'è una base condivisa di gestione dei ruoli. Quando il procedimento viene assegnato al giudice, non lo fissa che la base è solo del suo esclusivo calendario, magari sta al 2024, magari, ma lo fissa in relazione alle indicazioni, ove condivise, della struttura centrale. Dopodiché l'assistente del giudice procede con il giudice alla stesura della motivazione nei casi in cui sono di minore complessità o vengano raccolte le indicazioni della struttura centrale, così come partecipa invece all'attività istruttoria, alle ricerche, nel caso in cui le questioni siano ovviamente più complesse. Questo sostanzialmente consigliamo, ma ovviamente bisogna vedere il numero di addetti UPI che ci verranno dati dai capi degli uffici, una struttura centrale e poi una figura dell'assistente. Abbiamo inoltre previsto, abbiamo fatto anche, vi invito a leggerlo, una previsione di numero di procedimenti che possono essere trattati dagli assistenti UPI, 4, ci siamo tenuti molto stretti, 4 dalla struttura centrale, un solo procedimento al giorno dall'assistente del giudice. Abbiamo inoltre previsto, e mi sembrava utile segnalarlo, anche la struttura di staff, la gestione e monitoraggio del progetto, lo staff del presidente, perché ovviamente la struttura dell'UPI viene gestita e quindi viene coordinata dal presidente di sezione o dal suo delegato. E quindi c'è un ufficio di staff del presidente che ha un controllo sul funzionamento complessivo del club, la verifica dei risultati qualitativi dell'impiego delle risorse e un monitoraggio dei risultati raggiunti e la definizione dell'arretrato. Noi riteniamo che questo monitoraggio sia importante e ci siamo posti il problema di fare questo monitoraggio, e poi abbiamo riscontrato che in realtà
quello che noi avevamo scritto nel progetto ha trovato riscontro nel Friday di Barbara Cardini del 3 novembre, un primo monitoraggio dopo 6 mesi, quando ci sono, quando però arrivano tutti i funzionari in qualche modo formati, adeguatamente formati, un secondo monitoraggio dopo gli altri 6 mesi e poi ogni 4 mesi. È chiaro che il funzionario dell'UPI che svolge l'attività diretta con il giudice farà anche e controllerà anche il ruolo di udienza, abbiamo la gestione delle istanze che ci vengono proposte, abbiamo il problema della fissazione dei procedimenti. Riteniamo che è un progetto che, appunto, se abbiamo risorse adeguate, possa dare dei risultati anche nel breve periodo. La previsione della struttura centrale è dovuta anche al fatto che, per esempio, non tutte le sezioni hanno lo stesso carico di ruolo, lo stesso carico di lavoro. Per esempio, Roma ha una capacità enorme in materia di cittadinanza e iure salus. Abbiamo al 30 settembre 8.005 procedimenti, vado a spanna, in materia di immigrazione, lato senso, e poi le 12.005 sono in materia di cittadinanza. È chiaro che la struttura centrale deve poter lavorare anche a questi tipi di procedimenti che sono facili aggressivi. C'è il problema enorme delle strutture informatiche, questo l'ho già detto a Barbara Fabrini, perché oggi, nonostante gli addetti UPI abbiano accesso, potranno avere accesso a tutti gli strumenti che abbiamo noi a disposizione, oggi i software e i programmi ministeriali non sono in grado di poterci fare quello che noi vogliamo fare, perché i punti motivazionali servono non solo per quel provvedimento, ma devono essere ripresi, magari in relazione ad altri provvedimenti, e come dire anche sviluppati in relazione alle informazioni. Mi fermerei qui, grazie. Grazie, ci sono gli altri colleghi del civile. No, avevo chiesto ai tre, a parte che quello che noto che molti punti sono stati condivisi da tutti i civilisti, perché alcune prospettive sono state comuni. Non so se i presidenti di vari del corpo d'appello di varia potenza vogliono venire a così, ma parlare solo un poco per magari sottolineare quei punti che non sono già stati chiamati e che per loro sono stati importanti. Il nostro gruppo di lavoro si è relazionato molto vivacemente, tant'è che abbiamo sempre interrotto i nostri relatori, i nostri facilitatori, perché eravamo portatori di esperienze e prigionieri di conoscenze. Il punto di partenza è stato sempre il progetto pilota della sezione di immigrazione, e chi ha esposto la collega sono sempre gli stessi. E soprattutto ci è sembrato importante trasferire questi dati sulla nostra esperienza per quanto riguarda il processo giudiziario, che sicuramente ha una maggiore complessità e una maggiore difficoltà di standardizzare anche le fasi di lavoro. Quindi comunque tutti abbiamo concordato sul fatto che bisogna fare questa analisi di magazzino e quindi bisogna innanzitutto capire cosa abbiamo in pancia, questa è stata l'espressione, e quindi poi dopo capito questo cosa dobbiamo fare e quanto dobbiamo fare. Quindi questo vedere cosa abbiamo in pancia significa anche prendere fuori fisicamente i fascicoli e verificare, come questo è stato un punto molto, per verificare la pulizia dei registri. È fondamentale perché questo ci consentirà anche di abbassare, togliere tutta una serie di false credenze. Questo è stato evidenziato anche dalle colleghe dell'ispettorato, proprio sulla base di quelle che sono dalle varie ispezioni fatte, che ci porta una maggiore attenzione, tenuta dei registri nel controllo dei registri. Un altro punto su cui ci siamo soffermati è nell'entrata, è molto importante fare delle interviste e uno screening per capire qual è il background di questi giovani di
vedono per la migliore dislocazione, così come è nel fondo penale. E soprattutto questo è stato molto importante, sottolineato dalla SPO, abbiamo chiarito, cercato di capire bene cosa, che differenza c'è ai fini della PNRR tra ciò che entra nella valutazione del dispositivo time e ciò che entra invece nella valutazione dell'abbattimento dell'arretrato. Allora, sono materie che sono escluse dal dispositivo time, per esempio lì è inclusa tutta la volontaria di risposta. In particolare le eccezioni, mentre la macro materia della volontà di condizione è che rientra anche il titolo è scusa le tutele, la volontà di condizione intesa solo come tutela, mentre nella valutazione dell'abbattimento dell'arretrato e la materia rientra la volontà di condizione, però la materia delle tutele è così. Per l'ovvio motivo che le tutele possono durare da 0 a 30 e quindi non possono essere un indicatore di durata del tempo. Forse ha dato un po' utilizzare degli strumenti che già ci sono. Questo è stato importante da parte della. La sto dicendo, abbiamo un progetto modello di console che è stato distribuito ai RID e sono dei modelli di console che soprattutto consentono di profilare i provvedimenti. Cosa vuol dire? Di uniformare la tipologia di provvedimento, decreto, ordinanza e sentenze che non sempre sono allineati in tribunali, per esempio forse si fanno sentenze di estensione dei procedimenti, in altre ordinanze, questo è chiaro. Crea delle disparità tra ufficio e ufficio e secondo quello. Quindi consigliava di sollecitare, se non fatto, di distribuire questi modelli di console e segnalava anche che era stato fatto un lavoro insieme al CNF di modelli da condividere con l'avvocatura per quanto riguarda i riforzi, gli schemi di riforzi. Questo insomma è la cosa più difficile che dovremmo cercare di fare anche a livello territoriale. Così come segnalava delle linee guida del CSM sulle esecuzioni immobiliari che sono un aiuto per il processo di qui, ma saranno a breve aggiornate anche. C'è stato anche un intervento da parte del rappresentante del Ministero della Giustizia che ha parlato anche di un'esperienza fatta come presidente della Corte d'Appello di Roma e soprattutto oltre a riprendere il discorso della catalogazione faceva presente che sarebbe bene utilizzare questa una linea diciamo, prevalente dei modelli di servizio trasversale degli giudici, non solo al giudice ma anche delle che si possono estendere a più sezioni e a più gruppi di lavoro come vari comuni. Come subire? Ecco, lei consigliava piuttosto che dire fai 2 giorni in cancelleria e 3 giorni di assistenza al magistrato di dare degli obiettivi perché attraverso l'obiettivo l'impegno è anche per gli obiettivi ad avere un risultato mentre se si fa per giorni quello che fai magari non sapevo né dire un'altra cosa come per controllare questo è un riferimento molto utile insomma anche ovviamente poi nel discorso tra di noi sono emerse delle situazioni come normale che sia a macchia di leopardo nel senso che c'è gente un day della Corte d'Appello di Milano che ha riferito nel suo ufficio avendo svolto in passato per facilità di catalogazione condivisione del lavoro molto è stato fatto per cui c'è stato un aggiornamento notevole dell'arretrato penale praticamente devono pensare a un'utilizzazione diversa dei funzionari a e ci segnalava soprattutto come modalità già attuata nel modulo per la decisione cioè arriva e si può trattare
i facinori fin dal momento in cui arrivano negli uffici, quindi c'è tutti addetti che nel momento in cui arriva il procedimento lo catalogano, fanno una scheda, fanno un riassunto dei decimi di appello, svolgono anche, la individuano appunto da risolvere, se il caso anche punti di motivazione. In questa maniera, quando il fascicolo poi viene assegnato e posto al tavolo del magistrato, già scritta una gran parte della sentenza. E dice che lui ha riferito che questa modalità è una modalità che loro hanno attuato molto utile e che ha senz'altro beneficiato. Un altro elemento che è emerso è quello di utilizzare, cercare di utilizzare al meglio gli strumenti che noi abbiamo, come per esempio il pacchetto degli ispettori. Per questo pacchetto degli ispettori che consente di estrarre i dati relativi ai nostri uffici, secondo delle query che sono state formate. E per chi non l'avesse, vi do fuori il diritto, chiedetelo. Ovviamente non è una strumento agevole in mano di tutti e non tutti abbiamo le statistiche, però quando il personale di tutti abbia una formazione in questo senso, estrarre dei dati e capire molte cose che sono poi quelle che vanno a vedere i nostri settori quando vendono il nostro ufficio, e quindi si può chiedere al pacchetto di settori punto area civile punto di giustizia, cioè la giustizia. Ovviamente non ci sono delle risposte preformate per sapere quanti fascicoli ne sono stati assegnati, ma lo si deduce dalla risposta della query, che risulterà un tot, per esempio, sempre stato questo, risulterà un tot di procedimenti detti non esitati a definizione, quindi si vanno a vedere, a verificare esattamente come fanno gli ispettori, perché sono senza questo, perché non è stata annotata nella SICID, perché effettivamente non c'è, perché è rimasta assegnata a un vecchio magistrato che è andato via e se ne sono perse le tracce, non si trova neanche un titolo che è stato da ricostruire, un titolo molto vecchio, e questa è la modalità per procedere. Insomma, questo è quello che sta, faccio la parola a lei. Grazie, Rossella. Avete detto quasi tutto, cosa resta? Si è parlato della parziale autonomia delle programmi di giustizia sempre rispetto al progetto organizzativo del suo paradigma e il programma di gestione del casette è infatti rivolto al passato, quanto stato dal programma di gestione precedente di dar conto di tutti che non sono stati visti la spiegazione su perché tutti e programmare l'attività. Quindi per compimento di nuovi obiettivi per il periodo esatto. Questo periodo che solo parte è coperta da una parte minima da marzo 23, quindi in sostanza è per la non coincidenza. Sarà reso conto quello che abbiamo fatto in questi 16 dicembre. E poi dovremo ipotizzare l'incremento ulteriore di attività che vi potrà essere da notizia del progetto organizzativo che si occuperà della distribuzione effettiva delle forze in arrivo di vari settori. Fatta questa precisazione, che da tutti, ovviamente solo dal prossimo progetto, dal prossimo programma di gestione, del 2023. Ecco che lì gli addetti alle precedenti saranno pienamente e quindi potremo poi incideranno le cose, ovviamente, no? Per dirti la distribuzione degli addetti rispetto alla questione che del rapporto dell'incremento di produttività del rapporto degli addetti. Sulle assegnazioni degli addetti, adesso c'è già detto, utilità di assegnati per sezione, responsabilizzando al massimo il cliente di sezione. In ordine a loro per il triplice ordine, non tutti i colleghi sono qua, tutti sono avvezzi al lavoro, sono portati al lavoro in staff o in
ibrido tra collaboratori. Lo abbiamo visto benissimo nell'esperienza di vicinanza del 73, ci sono tanti colleghi che hanno ancora fuori la loro artigianale. Quasi di più la collaborazione che ritengono sia una perdita di tempo. Quindi non tutti. Altri invece sono praticamente skillati, praticamente diciamo, proiettati verso questo rapporto di collaborazione e quindi vanno valorizzati. Secondo, garantire la flessibilità del tipo, quindi anche la possibilità di spostamento da un collega all'altro, da un collega all'altro, collegi, da una attività all'altra. Terzo motivo, l'utilizzo parziale, si è accennato, degli addetti anche alle attività di ecco che, ma non è questo, per questo siamo qui da fondo. Una esclusiva l'ultimo punto praticamente l'ultimo punto come esperienze già maturate un difficile fatto riferimento all'esperienza maturata ormai da 5 anni presso la porta da 20 anni noi abbiamo parlato nel 2017 oggetto della prevedibilità delle decisioni che può servire come parametro di riferimento lo trovate andando sociale della cooperativa di giustizia pari a destra, buone prassi, progetto prevedibilità delle decisioni. Si tratta di un lavoro fatto dai tirocinanti questi anni presso le varie sezioni che hanno provveduto a redigere schemi e tematiche di giurisprudenza consolidata per la sezione, per materie e sezioni, riecheggia un po' quella che è una delle attività che dovrebbero fare qui. E che va a sostituire tutte quelle difficoltà che si possono trovare creando le cartelle condivise, sono difficili da utilizzare. Invece questo è un lavoro, leggerete come lo abbiamo fatto, passando attraverso le riunioni ex articolo 74, è un po' diciamo, più laborioso, però rimane lì, è efficace. Io vi porto l'esperienza dei colleghi di Bari, che all'inizio, vi ricordo, quando lanciamo questo progetto, faticavano a fare le schede di prevedibilità delle decisioni. Ora, quando troviamo un argomento, è subito, c'è la scheda, è uscita subito la scheda, cioè cambia, il lavoro che sembrava di fatica all'inizio, ritorna tutto, ma alla grande, con interesse, con un parametro di riferimento molto forte. E l'altra buona prassi in cui abbiamo fatto dare è quella della banca dati delle conciliative, alla quale pure vi rimando, che può essere di ispirazione per le attività dei nostri attivi. Attendiamo con grande grazie. E per concludere, non ho detto una cosa, perché comunque è un working in progress, è sempre modificabile, e quindi adesso partiamo con delle linee generali, poi dopo mano a mano ci renderemo conto e modificheremo anche tagliare. Grazie a tutti coloro che hanno fatto il report. Volevo soltanto aggiungere una cosa velocissima, è stata solo vagamente accennata, ma ne abbiamo parlato, poi lascio naturalmente l'idea qual è il ruolo della Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito della formazione per quanto riguarda questa specifica attività. Ne abbiamo parlato velocemente anche con il consigliere Pizzi e poi naturalmente con alcuni colleghi. Allora, partendo da un punto fermo che è quello che la formazione di candidati viene fatta dal Ministero e dall'altro punto fermo che è quello legato al fatto che tutti i moduli o le attività, voglio dire, che verranno fornite saranno attribuite, saranno fatte da un'attività fatta dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione, non dalla Scuola Superiore della Magistratura. Partendo da questo punto fermo ci siamo domandati che cosa può fare materialmente anche la Scuola Superiore della Magistratura in cooperazione con queste attività. Bene, sicuramente una cosa che è venuta fuori chiaramente è la prosecuzione di incontri. Sostanzialmente il Ministero farà un continuous monitoring in relazione, voglio dire, a quelle che sono le attività, ma è un monitoraggio, voglio dire, sui numeri, è un monitoraggio, voglio dire, sul trend che deve portare al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che la normativa ci pone, ma naturalmente occorrono incontri anche come questo, occorrono incontri periodici, questo è fuori, proprio perché questo è il momento di scambio, potremmo dire, di iniziative, di opinioni, di problemi, eccetera, eccetera. Ho fatto l'esempio di un'automobile che ha bisogno naturalmente di un'opera di collaudo,
è un'autonoma, voglio dire, e quindi periodicamente dovremo fare naturalmente dei tagliati per vedere come sta funzionando e quali sono le altre. Altra situazione che è venuta fuori per quanto riguarda il ruolo della scuola è dove si possono collocare le attività formative del scuola. Allora, un punto che è venuto fuori è quello sicuramente di un aggancio territoriale della scuola a quelle che sono le realtà, perché questo è assolutamente inevitabile, quindi non un ruolo centrale, ma un ruolo, voglio dire, da ponte di passaggio rispetto a quelle che sono le diverse realtà territoriali per l'interscambio di quelle che sono le informazioni. Mi ha colpito, voglio dire, una frase anche del consigliere Leo Pizzi, che ha detto non moduli, perché quelli torniamo effettivamente noi del Ministero della Giustizia, ma semmai come modelli organizzativi, che è una cosa naturalmente completamente diversa. In pratica, siccome il sistema è costruito sulla base della quale il dirigente dell'ufficio o provvede direttamente o delega praticamente un presidente di sezione, e qualora questo è impedito, voglio dire, delega un responsabile di queste attività di coordinamento, e poi la norma dice che il responsabile di queste attività di coordinamento tiene i rapporti con le fondazioni decentrate. Questo è praticamente l'iter, quindi si parte, voglio dire, dal livello, dalla situazione di esigenza locale, si passa attraverso quelli che sono questi canali, si giunge praticamente alla scuola che a sua volta li distribuisce, come potremmo dire, li coordina, li distribuisce rispetto ad altri. Quindi non moduli calati dall'alto, diciamo, da questo punto di vista, ma moduli condivisi. Questo è quello che è fortemente detto fuori, che è un po' fatta. Un po' fatto l'esempio, se ben improprio, un po' dei rapporti tra direzione nazionale antimafia e direzioni distrettuali antimafia. L'informazione entra a un livello locale, passa a livello centrale, viene distribuita praticamente a valle con questo sistema stellare che consente questo. Questa è l'attività. Un'ultima tipo di attività che è un po' venuta fuori, se ne è poco parlato, voglio dire, ma credo sia importante per quanto riguarda la scuola, è la formazione di chi deve formare. Anche questi progetti, soprattutto una formazione di livello in staffa. Ha accennato il collega Castelli come anche sulla base di altre esperienze e così via, occorre una preparazione nostra, come potremmo dire, e vostra come dirigenti degli uffici, a un lavoro in staff che sappia in un certo senso cogliere anche quelle che sono le esigenze, anche l'interesse psicologico di training, perché quello che si è detto veramente è che questa gente lavorerà, collaborerà con noi soltanto se saranno motivati a farlo, e quindi lo screening delle motivazioni da questo punto di vista sarà assolutamente fondamentale. È chiaro naturalmente che chi lo fa perché poi vuole andare a fare il concorso in magistratura, vuole fare l'avvocato eccetera eccetera, non dovremmo e non dovrete metterlo, voglio dire, a compilare, voglio dire, i moduletti sui corpi di reato, ma lo utilizzerete, voglio dire, per la preparazione delle schede dei processi e così via. Altri che, voglio dire, scelto questa strada, per esempio, successo familiare, economico, eccetera, eccetera, saranno esseri. Quindi anche questa capacità di comprendere esattamente che cosa vorranno fare renderà più produttivo il loro lavoro, perché saranno contenti, perché soddisferà non soltanto le nostre e le vostre ambizioni, naturalmente, ma anche le loro ambizioni, e questo migliorerà le condizioni di lavoro. Questo è un po' quello che cercheremo di fare naturalmente nel prosieguo con tutti i colleghi e amici del comitato direttivo, naturalmente, con i quali stiamo lavorando e con i quali siamo sicuramente a disposizione per poter fare tutto questo. Lascio la parola all'amico Gabriele per l'altro. Scusate l'intervento, ma era importante anche. Assolutamente doveroso. Il mio report riguarda sempre il settore civile, il gruppo A. Una premessa, anzi tre premesse a quello che dirò. Ci siamo mossi tutti, sia nei gruppi di stamattina che ieri, secondo me sulla base di due termini che hanno individuato il perimetro nel quale muove tutto questo progetto, perché sono stati ripetuti più volte
nella mattina, nella giornata di ieri, dal collega Francesco Cottone, cioè il direttore generale delle politiche di coesione. Monitoraggio e rendicontazione. Questo è dietro le quinte di questo progetto. Noi non siamo abituati come magistrati a rapportarci con concetti che riguardano più una struttura economica di verifica per step e una sorta di mutuo di scopo che va monitorato e verificato periodicamente. Secondo aspetto che credo abbiamo rilevato tutti, che c'è una sorta di omogeneità di suggerimenti e indicazioni, cioè ascoltando le parole dei referenti che hanno curato il report di oggi, ci sono moltissimi punti comuni, cioè i suggerimenti, i dubbi sono assolutamente sovrapponibili. Anche per questo eviterò di ripetere soprattutto quello che è stato detto da Michele Ancona, da Rossella Sinisi e da Luciana San Giovanni, che riguardavano più il settore civile, ma sostanzialmente per molti aspetti c'è un'assoluta analogia con il settore penale. Il terzo aspetto che si coglie e che è stato ripetuto nelle parole dei relatori, soprattutto di Barbara Fabbrini nella premessa, è che ci troviamo di fronte a una rivoluzione culturale, cioè un superamento di quel concetto forse più radicato nel civile che nel penale del magistrato come monade e l'idea del lavoro di Stato, che in alcune esperienze, penso a quello che ci ha ben illustrato Luciana San Giovanni, costituisce già una realtà, ma che non costituisce un profilo naturale e fisiologico dell'attività del magistrato, anche se dietro questo progetto si vede, si percepisce chiaramente uno sforzo enorme di più soggetti pubblici che si sono intersecati negli adempimenti, che cercano di pervenire a un risultato, cioè il ministero, la scuola, il consiglio superiore e tutte le strutture che li caratterizzano. Quindi veniamo a noi. Che cosa si è detto nel nostro gruppo del civile di più di quello che è già stato evidenziato? Barbara Fabbrini ci ha detto il primo passo successivo a questo primo incontro, che rientra, come ha detto Marco Alma, ma come dirò in futuro, perché ci sono stati degli interventi specifici su questo, nell'attività di formazione della scuola su questo settore, sono le riunioni ministeriali con i referenti dell'ufficio del processo, che saranno individuati dai capi degli uffici con i referenti del ministero, in modo da snellire quello che è un percorso che abbiamo visto tutti estremamente complicato. Come sono emersi molti suggerimenti dal settore penale, si diceva forse è opportuno spostare il termine deposito del progetto organizzativo. Barbara Fabbrini ci ha detto nel nostro sottogruppo, guardate, comunque non è un termine perentorio, quantomeno ai fini della verifica del PNR dell'inadempimento verso l'Europa, ma è un termine nostro, quindi possiamo essere meno fiscali, ma immagino che questo aspetto verrà ripreso in esame. Tanto è vero che poi l'apporto del Ministero è molto interessato, anche per quello che riguarderà la formazione, alla destinazione settoriale delle singole unità, cioè alle scelte di cui parlava Marco, che saranno adottate dai capi degli uffici all'esito di una sorta di intervista sulle attitudini specifiche, perché noi dobbiamo renderli funzionali. Quello che diceva il collega Cottone è tutto lo sforzo deve essere funzionale al risultato, non ha senso assegnare un ex avvocato penalista al civile oppure sottovalutare chi sta studiando per il concorso di magistratura per attività assolutamente basic, mentre si potrebbe utilizzare diversamente. Come diceva anche Michele Ancona, valorizziamo che i colleghi sono già abituati a lavorare in staff e a lavorare con gli articoli 73 rispetto a chi invece è riluttante. Quindi un'attività molto mirata, e questo è uscito fuori dal nostro gruppo. Un punto assolutamente centrale, ma su questo non dico niente perché se ne è parlato molto in una sorta di elencazione, è stato la individuazione delle attività che possono essere demandate agli addetti all'ufficio del processo. Quindi attività che indirettamente riguardano il ruolo del giudice, il ruolo del cancelliere, la non sovrapposizione con il ruolo dei cancellieri, i problemi anche sindacali che questo potrebbe determinare, quello a cui accennava anche Rossella Sinisi, cioè ci sono alcuni ambiti che esulano da questo progetto, ma si è detto che noi utilizziamo in maniera funzionale le nuove unità su settori che vi rientrano,
ne trarrà beneficio tutto il settore e anche l'ambito sul quale non possono essere assegnati. Quindi sostanzialmente una certa elasticità con dei paletti più o meno precisi di cui abbiamo parlato, però insomma il discorso è abbastanza lungo ed è inutile ripeterlo in questa sede. L'impegno delle unità deve essere funzionale al risultato, quindi sono esposte le esperienze anche più virtuose di alcuni uffici, sia di primo che di secondo grado, per cui deve tendere ovviamente all'abbattimento dell'arretrato, all'abbattimento della durata, che è un concetto diverso, ad altri strumenti come la motivazione semplificata, la raccolta di giurisprudenza, la giurisprudenza della sezione, la predisposizione di schede di valutazione preliminare di fascicoli. Insomma, in parte anche un po' attività che sono più tipiche. Io vengo dalla Corte di Cassazione, quindi una sorta di filtro, di scrematura, di valutazione, come diceva Luciana San Giovanni, attività che già è, diciamo, scontata in Cassazione, dei procedimenti nei quali la domanda è chiaramente fondata o chiaramente infondata, sono ugualmente semplici o ugualmente demandabili a queste figure. Si è detto, come ha accennato anche Michele Ancona, qui dato la posizione degli argomenti, alla differenza tra il programma ex articolo 37 e quello di cui stiamo parlando, i profili comuni e i profili differenti. E anche da noi, come per il penale, ancora qui omogeneità di vedute, si è partiti ovviamente dall'analisi del magazzino e quindi dei procedimenti esistenti e delle modalità che si possono attuare per incidere sull'arretrato, sulla durata, e la scelta tra un metodo, diciamo, a tenaglia, cioè che agisce direttamente sia sui procedimenti più risalenti che sui nuovi, o metodiche differenti, ma queste sono, diciamo, anche vecchie questioni che però verranno riprese, perché abbiamo la possibilità di assegnare delle unità a questo. In particolare abbiamo per la prima volta, e questo è stato segnalato, delle risorse per studiare i dati, che sono un elemento fondamentale nella prospettiva deflattiva e anche per comprendere tutta una serie di anomalie degli uffici che normalmente non si evidenziano, anche questi sottolineati, immagino, nell'arco gruppo, ha parlato lo stella sinistra, cioè chiedersi il perché di alcune stasi, di alcune criticità anomale, delle quali probabilmente non potremo accorgerci, e oggi invece abbiamo la possibilità di assegnare il personale specifico e formarlo su questa verifica dell'andamento dei movimenti dei flussi statistici. Un dato molto importante. L'altro profilo è quello fondamentale poi dell'assegnazione nei singoli settori. Si è tutti d'accordo sull'idea di fondo che questo personale non è assegnato al singolo magistrato ma all'ufficio, e della necessità di fare una valutazione accurata prima dell'assegnazione, una sorta di intervista sulle attitudini, e di procedere ad assegnazioni che poi normalmente sono coassegnazioni, per evitare poi una serie di criticità che possono essere anche criticità sindacali, e ce l'ha detto anche Luciana San Giovanni, l'ha ripreso, e cioè Barbara Fabbrini diceva: io consiglio comunque di individuare delle assegnazioni principali, che possono essere quelle a una sezione, all'attività di collaborazione del presidente o a singoli magistrati, ma poi inserire sempre anche una attività sussidiaria o subordinata trasversale, per evitare che poi in una certa fase anche della giornata, quando magari il magistrato di riferimento non c'è, questa unità possa essere inutilizzata o possa creare poi dei problemi a livello sindacale. L'ultima cosa, perché c'era stata una sollecitazione da Iside Rusto su questo, il presidente della Corte d'Appello di Salerno, ma sostanzialmente ha detto quasi tutto Marco, cioè la formazione di queste unità. Già nel penale, il collega Castelli vi ha detto, abbiamo fatto un po' la sintesi di come è gestita la formazione, e la formazione di queste unità è in primo luogo in testa al Ministero, e cioè nella fase dell'ingresso è previsto un budget enorme di ore 90.000, se non sbaglio, che poi si disciplineranno un tot numero di settimane di didattica, che riguarderà vari profili, quello giudiziario, quello manageriale, quello tecnico, quello informatico, e questo a cura del Ministero. Poi c'è il compito che è invece demandato alla Scuola Superiore della Magistratura, di cui ha detto adesso Marco, e c'è poi l'attività che sarà della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, quindi che si occuperà dell'aspetto amministrativo e tecnico. In quest'ambito si colloca la formazione decentrata per una serie di ruoli.
innanzitutto perché si è pensato che l'approccio territoriale è quello più corretto, come diceva Marco, perché i dati vanno valutati in riferimento alla tipologia, alla caratteristica del territorio e del distretto, quindi è quello il luogo più opportuno. Ma già nella circolare di due giorni fa, del 3 novembre, dalla Fabbrini, si parlava di una stretta interazione tra Ministero e Formazione Decentrata, pubblicazione e inserimento di materiali di formazione sulla piattaforma di e-learning del Ministero. La formazione vede poi altre forme, trattate in particolare dal paragrafo 6 e il paragrafo 8 della circolare del 3 di novembre, che chi non ha avuto modo di leggere potrà fare appena andremo via da qui, e ci sono dei tavoli di lavoro, abbiamo un gruppo di lavoro tra Ministero e Scuola della Magistratura, abbiamo avuto molti incontri con Barbara Fabbrini o con chi si occupa di questo, un tavolo paritetico tra Ministero e il Consiglio Superiore. L'attività che poi riguarda soprattutto noi si svilupperà diciamo in tre indirizzi principali: la formazione dei direttivi, e questo posto è in corso attuazione di questo primo indirizzo, la formazione dei formatori decentrati, che sono quelli sui quali si riverserà buona parte dell'impegno, e la formazione poi a loro volta in via indiretta degli addetti al processo. E questo comporterà un inevitabile aggravio dell'attività della formazione decentrata, tanto che nel mio gruppo, su mia sollecitazione, si era espresso l'auspicio di poter destinare in via esclusiva almeno una unità per distretto o per distretti più grossi, un numero ovviamente maggiore, di personale amministrativo alla formazione decentrata, facendo riferimento alle 5.410 unità di personale tecnico amministrativo con diversi profili professionali, dal laureato al diplomato non specializzato, da demandare proprio a questo compito, poiché comunque il pacchetto dei addetti all'ufficio del processo più 5.400 personale amministrativo rientra sempre nello stesso progetto dell'ufficio del processo e quindi gode di benefici anche economici di cui abbiamo parlato. Questo perché, come diceva Marco, quello che è stato ritenuto il nucleo più rilevante è quello della centralità del modello organizzativo, che deve essere oggetto soprattutto della formazione decentrata, perché il rapporto più vicino col territorio, con le peculiarità e con le caratteristiche, con quello che rende differente un distretto dall'altro, va più opportunamente curato in quella sede. Grazie. Se ci sono domande, se ci sono richieste di chiarimenti, direi che abbiamo dato molto. Allora, consentitemi un saluto, poi lascio naturalmente anche la parola ai colleghi. Io volevo innanzitutto ringraziare il personale della Guardia di Finanza che ci ha ospitati in questa struttura. Volevo fare i complimenti a tutti loro per la loro efficienza, preparazione e ospitalità. Il saluto naturalmente va esteso anche al personale della Scuola Superiore della Magistratura, perché senza di loro noi non potremmo lavorare. Grazie al personale amministrativo, ai tecnici informatici e a tutti gli altri. Grazie soprattutto a tutti voi. Volevo dirvi questo. Siamo qua in quattro rappresentanti della Scuola Superiore della Magistratura. C'è anche con noi la professoressa Maugeri, che ci porta l'aiuto dell'Accademia, naturalmente, in tutta questa attività, e sta alacremente lavorando con noi per poter fare tutto questo. Vi porto naturalmente il saluto degli amici e colleghi Gianluca Grasso, Antonella Ciriello, che per altri impegni istituzionali non hanno potuto essere qua, del nostro segretario generale e ovviamente del nostro presidente, sotto la cui guida cerchiamo di portare avanti la nostra attività. Io vi ringrazio, la scuola ha le porte aperte, come si diceva una volta nella pubblicità della Renault, da questo punto di vista. Siamo qua per collaborare tutti insieme e, consentitemi di dirlo, per vincere questa sfida, che è straordinariamente importante. Grazie a tutti voi.